Camminiamo insieme è il motto dell'Obesity Day 2015, la giornata di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'obesità promossa tutti gli anni da ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, tramite la sua fondazione. L'attività fisica è la parola d'ordine di questa 15ª edizione che intende promuovere uno stile di vita attivo come elemento indispensabile per ottenere e mantenere un buono stato di salute e precisare che, così come nell'alimentazione, anche nel movimento esiste un rapporto di dose e risposta per ottenere benefici. Uno degli errori fondamentali nel trattamento e nella prevenzione dell'obesità è quello di colpevolizzare il singolo individuo. La responsabilità personale è un concetto anglosassone che dice che i risultati sono ottenuti solo in relazione all'impegno del singolo. Utilizzando questo concetto non sono stati fatti né degli investimenti né delle strutture atte a gestire e a prevenire ed appurare il problema obesità. Ne abbiamo parlato tanto di obesità, abbiamo parlato tanto di prevenzione, bisogna parlare anche di cura. Purtroppo l'obeso è, per una serie di motivi, un malato vero e proprio che ha bisogno di essere curato. Quindi la nostra idea è quella che anche nella comunicazione dobbiamo cominciare a riaprire dei discorsi più ampi, cercare di far capire al soggetto che poi non è colpa sua se la situazione è questa. Le patologie spesso sono su basi genetiche, noi abbiamo costruito anche un ambiente molto buono, troppo buono rispetto alla nostra genetica, ce ne dimentichiamo, e quindi dobbiamo ritornare ad un'educazione che non sia solo un'educazione alimentare, ma sia un'educazione comportamentale, ma anche un'educazione gestionale. E quando parlo di educazione gestionale vuol dire saper gestire i fenomeni e non lasciare sulle spalle del singolo tutta la problematica. In Italia e in Europa esistono già diversi programmi che, nati dalla collaborazione tra pubblico e privato, si stanno rivelando virtuose pratiche di educazione al movimento, come l'iniziativa Eurobis e il programma internazionale Beat the Street, iniziative possibili grazie al contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Eurobis è un grosso progetto che viene svolto in Umbria, sta per un acronimo che è EPOD Umbria Region Obesity Intervention Study. Questo EPOD è il network mondiale più importante per la lotta contro l'obesità infantile. Quindi il progetto è l'arma, diciamo il braccio italiano di EPOD per ridurre il problema del sovrappeso e dell'obesità. Si svolge in una regione piccola come l'Umbria, che però ha dei problemi rilevanti da questo punto di vista, in quanto il 36% dei bambini umbri sono in sovrappeso o obesi, quindi c'è molto da fare. Come lavora Eurobis? Lavora mettendo insieme tutti coloro che nelle istituzioni, nel mondo della scuola, lo sport, la comunicazione, la distribuzione del cibo possono dire la loro nel favorire i sani stili di vita delle famiglie. Quindi si è creato un comitato direttivo di 50-55 persone che volontariamente si attivano per promuovere azioni a favore di questi sani stili di vita. Il progetto Beat the Street ha fatto sì che la città di Terni sia riuscita a compiere nel giro di 2 mesi la stessa distanza, anzi a superare la stessa distanza che divide la Terra, la città di Terni, dalla Luna. Questo è una sorta di gioco fatto attraverso delle tesserine magnetiche che sono state date e distribuite a delle diverse squadre. Sono state create delle squadre, i compagni di squadra avevano questa tesserina magnetica, ogni volta che percorrevano un tratto della città dotata di colonnine potevano cercare questa schedina magnetica, e quindi le distanze percorse venivano poi in un qualche modo recuperate, e alla fine siamo riusciti ad insegnare soprattutto alle generazioni più piccole, perché i bambini hanno giocato con una serietà. Qualcuno dice: ma potresti tornare a giocare con la serietà dei bambini? Ecco, i bambini sono stati più seri perché in possesso di una tesserina hanno cominciato a girare per la città e hanno cominciato a capire che il camminare fa bene. Tutte le volte che noi camminiamo perdiamo peso, aumentiamo la nostra spesa energetica,
e facciamo bene alla nostra salute. Allora, sulla mia pelle è per il secondo anno al Festival di Giffoni, quindi Giffoni Experience, ed è un progetto di sensibilizzazione sul tema della psoriasi. Quindi i nostri ragazzi, i giurati del Festival, sono stati chiamati attraverso la creatività a vincere lo stigma, quindi a dare un messaggio positivo rispetto al tema così delicato, appunto, della psoriasi. Questo progetto è fatto con le società scientifiche, è molto importante perché dà ai giovani la possibilità di uscire dalle loro gabbie, come le chiamo io, perché effettivamente sono tutti concentrati nelle loro case, con il loro computer, e non pensano di curarsi. Ma l'aiuta anche qualche paese strano, per esempio i francesi, che dicono che la psoriasi è contagiosa perché è dovuta ad una cattiva igiene. Allora, questa è una cosa grossissima, una bugia veramente grande. La psoriasi non è contagiosa, noi lo ripetiamo da 25 anni e ancora non riusciamo a farlo capire a tutti. La psoriasi spesso colpisce la popolazione giovanile e ovviamente, soprattutto se si localizza in zone particolari come ad esempio il volto oppure a livello dei genitali, può determinare dei problemi psicologici molto, molto gravi, molto forti, perché diventa proprio una patologia invalidante, soprattutto da un punto di vista estetico e quindi di relazione interpersonale. Il nostro impegno va proprio nell'aiutare questi ragazzi a far sì che siano consapevoli che la loro malattia è curabile, ma soprattutto far sì che quegli altri che li guardano si rendano conto che che non è una malattia pericolosa se non per chi ce l'ha, perché se non la cura può arrivare a degli effetti che non sono solo quelli visibili sulla pelle, ma sono effetti anche abbastanza importanti a livello reumatico. Oggi chi vuole, cioè chi soffre di psoriasi deve essere e può essere curato, non guarito, ribadisco, non guarito ma curato. Quindi soffre di psoriasi soltanto chi vuole soffrire. Abbiamo, grazie alla ricerca farmacologica e all'esperienza che noi dermatologi abbiamo acquisito negli ultimi 15-20 anni, le armi terapeutiche per tenere sotto controllo qualsiasi forma di psoriasi. E il problema ancora un pochino dibattuto è se convenga o meno curare in modo, diciamo, aggressivo la psoriasi nelle fasi iniziali, proprio perché in questo modo noi possiamo prevenire tutte le comorbidità. Oggi sappiamo che la psoriasi non è soltanto una malattia della pelle, ma è una malattia multiorgano, quindi che coinvolge linfonodi, ma poi coinvolge anche il fegato, l'apparato cardiovascolare, reni, eccetera, eccetera. Quindi curando quello, quindi la psoriasi, noi portiamo un beneficio anche a tutte le altre e componenti. Alcuni anni fa in Italia sono stati istituiti dei centri specializzati con caratteristiche precise che possono accogliere il paziente con la psoriasi e dare tutto il supporto necessario. Sono diffusi in tutto l'ambito nazionale, sono centri ospedalieri ed universitari dove il paziente può trovare sia la cura per la forma lieve, terapia topica, fino alla cura importante e adeguata nelle forme più gravi, fino al ricovero ospedaliero, dove necessita, raramente necessita in questi casi. Quindi sono centri che possono essere reperiti anche su internet, quindi facili da raggiungere, dove il paziente troverà un'equipe adeguata al suo problema. Quando si parla di integratori, la domanda è: ma rispetto al farmaco? Beh, rispetto al farmaco è una cosa molto diversa. Il farmaco lavora sulle malattie. Devi avere una patologia, se no il medico non ti dà il farmaco. Il farmaco ha dei tempi, delle modalità d'uso, delle indicazioni che sono molto specifiche. L'integratore invece non lavora su una solo, magari a supporto, no? Puoi prendere il farmaco e anche magari supportarlo con l'integratore. L'integratore lavora anche quando sei sano, vuoi prevenire una patologia, vuoi che il tuo organismo sia più resistente nei confronti di certe minacce. Quindi, se mi passate questo termine, l'integratore è a 360 gradi, il farmaco invece è molto specifico, ci deve essere in atto una malattia. Il concetto di integrazione è strettamente legato al fatto che di fondo ci sia comunque una situazione di introito alimentare adeguato e che tenga conto di tutte le esigenze nutrizionali. Evidentemente nel concetto di integratore è andare a colmare una lacuna che l'alimentazione attuale non
riesce a sanare per mille ed uno motivi, per carenze a volte legate semplicemente a particolari abitudini alimentari. Quindi l'integratore può correggere queste carenze e il vantaggio che ne deriva è un vantaggio che nella generalità dei casi richiede lunghi tempi di attuazione. Quindi è evidente che l'integrazione ha un senso nel momento in cui si concretizza, si osserva un qualche deficit, una qualche carenza nutrizionale, perché evidentemente il correttivo ha fatto il prima possibile. Considerando l'alimentazione media e considerando il fatto che spesso nello sport c'è un consumo energetico, una necessità di macro e micronutrienti molto alto, è estremamente difficile che un'alimentazione, per quanto varia ed equilibrata sia, riesca a rispondere correttamente a una necessità di un corpo, di un atleta, di uno sportivo. Per sportivo chiaramente intendiamo uno che fa veramente attività fisica in maniera regolare, intensa e impegnativa, quindi sicuramente dal mio punto di vista oggigiorno l'integrazione è indispensabile.